Maria Teresa di Lascia, passaggio in ombra. Eravamo rimasti. Scendemmo a una fermata appena all'uscita del paese. Cioppina domandò al conducente se il postale che tornava sarebbe passato dopo un'ora. Puntualmente rispose quello e ripartì sollevando una nuvola scura. Dobbiamo sbrigarci, disse Giuseppina, Ciuppina, tirandomi per un braccio, altrimenti non ce la facciamo a vedere niente. Ci affrettammo per un tratto di strada e proseguimmo per una decina di minuti, camminando a passo sostenuto. All'inizio trascinai un poco i piedi perché non aveva voglia di rifare il gioco dello corri-corri. Poi fui catturato dal ritmo di Giuppina che mi teneva per mano. Infine giungemmo davanti a un cascinale col tetto sfondato e grandi mucchi di fieno appoggiati fino quasi davanti all'uscio scuro. Tutto intorno sul terreno c'erano sparsi e come abbandonati gli utensili da lattara, zappe, forconi, vanghe e anche un piccone. Attratti da dietro al cascinale giungeva il muggito di una mucca, di lato costruito con ogni genere di materiale residuo, cartoni, pezzi di ferro e legnami di tutte le qualità. C'era una specie di ricovero per gli animali da cui saliva un effluvio di sterco mescolato all'odore dell'erba e del latte corrotto. È là dentro l'agnellino, mi informò speranzoso. Può essere, rispose Giuppina, andiamo a vedere. Ci avvicinammo alla stalla con aria circospetta e Giuppina, gettata una rapida occhiata, mi disse che era vuota e che dovevamo andare dietro la casa, forse là avremmo trovato anche l'agnellino. Al pascolo c'era solo una mucca che a scatti sbatteva la coda, scacciando le mosche che volavano basse sopra il suo corpo. Una canna che sembrava uscire direttamente dal muro si mosse nella direzione dell'animale e lo pungolò dispettosamente con la punta. La mucca muggì, scartando l'aria con la coda. C'è qualcuno? Domandò Giuppina con una voce acuta per i suoi timbri normalmente bassi. Ah, c'è qualcuno? Ripeté, senza tuttavia muovere un passo nella direzione della canna, che era rimasta rigida nell'aria. Nessuno rispose. Giuppina, come fosse paralizzata anch'essa, rimaneva assorta ai miei richiami. Mi appesi con foga alla sua gonna fino a quando si scosse. Andiamo? Domandai spazientito. Dove? Rispose guardando sempre nella stessa direzione. Mi avviai indeciso verso la canna e vidi subito la ragazza. Aveva una faccia color fuligine e un berretto calcato fino agli occhi. Fin sugli occhi, scusate. Mi fermai davanti a lui deciso.